L'autostima è un insieme di tutti i giudizi valutativi, quindi quando noi valutiamo noi stessi. L'autostima va costruita giorno per giorno, quindi non è che noi nasciamo o siamo al mondo con autostima o senza autostima, no. L'autostima è qualcosa che si acquisisce. Puoi andare avanti, Le. Inizialmente la definizione di autostima era riferita al fatto che l'individuo aveva delle aspettative su se stesso, puramente di se stesso, dei propri successi, dei propri insuccessi, dei propri meriti e dei propri demeriti. Successivamente viene ridefinito il concetto di autostima e entrano in gioco anche le interazioni con gli altri. Infatti, si è visto che l'autostima è un qualcosa che ha molto a che fare come no, come gli altri ci vedono, cioè noi siamo influenzati dall'immagine che diamo agli altri, ok? Quindi cosa gli altri pensano di noi. Possiamo andare avanti? L'autostima di una persona non scaturisce quindi solo dall'interno, quindi solo da cose personali, non soltanto da quello che l'individuo fa, ma anche da quello che, dall'ambiente in cui vive e da quello che fa, dalle attività che fa. Il processo dell'autostima avviene attraverso due componenti, che è il sé reale e il sé ideale. Il sé reale è la visione oggettiva delle proprie abilità, cioè come vedo io al di fuori le mie attività. In pratica, detto in parole povere, è come noi siamo realmente, ok? Mentre il sé ideale è come l'individuo vorrebbe essere. Ovviamente quando il sé reale, quindi come siamo, e il sé ideale, quindi come vorremmo essere, sono in accordo tra di loro e non c'è tanto divario tra di loro, non c'è problema di autostima, quindi abbiamo un'alta autostima. Se invece c'è discrepanza, quindi quello che noi siamo è totalmente diverso, lontano da quello che vorremmo essere, è là che perdiamo un po' la stima in noi stessi. Perché non ci reputiamo all'altezza, perché non ci reputiamo bravi, perché non ci reputiamo, perché ci reputiamo deboli, e quindi si iniziano ad innescare una serie di meccanismi che ci iniziano a farci isolare, prima da noi stessi e poi dagli altri. Guarda, Andiamo. scusa, ti Sì. fermo, Rosa. Sì. Domanda, iniziamo, adesso io faccio un po' di domande ai ragazzi. Ok. Secondo voi, da cosa è influenzato il sé ideale? Dopo ne parli, questa cosa? Rosa? No, parlo più che altro del giudizio degli altri. Sì. Ok, allora faccio questa domanda qua. Il sé ideale, quindi esiste il sé reale, come ha spiegato il dottore, è il sé ideale. Secondo voi, il sé ideale da cosa è influenzato? Sono sparito, incredibile. Chi mi risponde? Beh, da tutto quello che ci circonda alla fine, perché comunque anche io creo un sé ideale anche in base a quello che mi offre la società, non posso creare un sé ideale che va contro anche, per esempio, delle regole che ci vengono imposte. Ok, quindi più preciso, quindi dalla società, quindi tu dici dagli altri. Dal giudizio altrui. Sì, anche dal giudizio altrui. Quindi, secondo voi il sé ideale è, come si dice, dipende, Influenzato. influenzato dal giudizio che gli altri hanno di voi. Basta? Sì. No, anche del giudizio, anche di me stesso. Ma anche dalle nostre aspettative, secondo me. Bravo, sì. Esatto, le nostre aspettative. Mi piace, rimaniamo qua sulle aspettative. E queste aspettative, da cosa dipendono? Come nascono queste aspettative? Beh, da noi stessi, dal voler fare sempre di più, magari poi non lo raggiungi e quindi di conseguenza l'autostima, cioè, cala. Quella è Certe la tua stima. volte. Quella è la tua stima e ci può stare, che se io non raggiungo gli obiettivi, io ho meno stima di me. Quindi se io mi fisso degli obiettivi e non li raggiungo, ci può stare che la mia autostima cade, perché cade anche la mia integrità, cioè quello che io penso di me stesso. E su questo va bene. Ma io dico proprio, noi abbiamo fatto i ragionamenti, il sé ideale dipende dalle aspettative che noi diamo su noi stessi. E la domanda che faccio io è, le aspettative da cosa dipende?
Che l'aspettativa è una cosa che io ho prima di raggiungere il mio obiettivo, non dopo. Il tuo ragionamento è: io raggiungo il mio obiettivo e quindi cala l'autostima. Sì, però questo non c'entra niente, perché l'aspettativa nasce prima che io faccia delle azioni. Quindi è il passaggio prima. Quindi perché nasce un'aspettativa? Le aspettative come nascono? Cioè, Nei perché noi sogni. ci, te ci teniamo veramente a quella determinata cosa e quindi ci immaginiamo già, tra virgolette, arrivati in modo positivo. Ok, non ho capito, ripeti, scusami. Cioè, che noi comunque teniamo particolarmente a quella cosa, quindi ci aspettiamo di ottenerla immaginandoci già arrivati nel punto in cui vorremmo essere. Ok, questo è il concetto di aspettativa. Ma perché nasce? Potrebbe nascere anche dal fatto per aumentarci la nostra autostima, secondo me. Cioè, naturalmente, se io focalizzo l'immagine di essere già arrivato, magari in quel momento penso di potercela fare e quindi credo anche un po' più in me stesso. Diciamo un Diciamo. cane che si morde la coda, perché Ok. in questo caso sarebbe un cane che si morde la coda, no? Perché Ok. più tu hai cose e quindi poi diventa un casino. No, no, non è un cane che si morde la coda questo. Quindi voi dovete ragionare. Io ho delle aspettative su di me. Queste aspettative da dove nascono? Faccio il mio esempio reale, così vi butto le cose, gli esempi reali sono a posto. Io ho detto, faccio mi arruolo, divento UFI. No, non è vero, non è un esempio su di me, faccio solo un esempio su alcuni miei colleghi. Faccio il WFVI perché nel mio paese non potrei combinare niente di buono. Io ero il contrario, io mi ero nato per altri motivi, quindi non posso parlare su di me. Però esiste questa cosa. Quindi questo pensiero, che cos'è? È un'aspettativa che mi sto mettendo, sono delle pressioni che mi sto mettendo. Cioè io mi sono alzato le aspettative perché mi sono appena detto che cosa? Che se io non vinco il concorso, non combinerò niente di buono nel mio paese. Vi torna questa cosa o è sbagliata? Cioè, questa vocina ce l'avete anche voi o voi non ce l'avete? C'è qualcuno che ha questa vocina? Ma Onesti. più che aspettativa, questo non potrebbe essere, diciamo, una sorta di sminuirsi e basta. No, così sì, però tu alzi le aspettative del tuo futuro. Cioè, tu alzi le aspettative sulla tua prestazione, cioè tu dici: io devo per forza vincere il concorso. Cazzo, devo per forza vincerlo, perché se no non combino niente di buono nel mio paese. In un certo modo tu stai alzando quello che ti aspetti. Il risultato, parlo io del risultato, lo stai per forza, lo stai mettendo, cioè tu non ti stai permettendo di perdere. Stai dicendo: o vinco, o non combinerò niente di buono in questo paese. Quindi in un certo qual modo sto alzando le mie aspettative. Però la mia domanda è: c'è qualcuno di voi che pensa questo? Sì, io Onesto. la penso così. Sono Chi sei tu? Aspetta, non ti vedo. Sara. Ok, non ti vedo, però è come se ti Sì, vedessi. un attimo. È scuro. Ah, ok, perché non c'è la telecamera. Sì, Ok, un attimo, accendo la luce. No, ho detto io in ecco. questo caso l'ho sempre pensata così, per quello Perfetto, che ovviamente mi potrebbe offrire o meno il mio paese. questa come la possiamo chiamare? Diamo un nome a questo pensiero. Che nome gli possiamo dare? Più che altro mi verrebbe da dire una paura, nel senso che più che paura, un fallimento, tra virgolette. Ok, questo è il risultato, questa è la conseguenza. Quindi questa mia Esatto. cosa mi porta ad aver paura di fallire. Esatto. Quindi questo come si chiama però tecnicamente? Riusciamo a dargli un nome? Qualcuno può pensare un esempio di nome? Insicurezza. No, anche questo. Insicurezza. No, Ah. anche questo è una conseguenza. Io penso questo, è un pensiero negativo. Questo pensiero negativo, come possiamo chiamarla? In un altro termine. Ve lo dico io.
Credenza limitante.